Open, siamo nei giorni dedicati al cibo e per questo siamo con Sara, una web star nell'ambito del cibo online, e Alberico, uno chef vero e proprio. Allora, come si coniuga secondo te la tradizione, il cibo, i prodotti genuini eccetera, e la tecnologia, il blogging, il social networking? Allora, il cibo in questo momento è una delle cose che ha più successo in assoluto su internet. E ci sono, credo, delle ragioni per questo, nel senso che i food blog sono esplosi, hanno un fascino molto particolare e unico, che è legato al fatto che comunque ti danno la possibilità di vivere da vicino l'esperienza di qualcuno che cucina per sé, generalmente, quindi accorciano molto la distanza tra le persone che cucinano e le persone che invece vogliono imparare a cucinare o vogliono un legame col cibo più diretto. Senti Alberico, tu sei chef nonché protagonista di una ormai celeberrima, diciamo, un celeberrimo programma televisivo, MasterChef. Certo. Raccontaci questa tua esperienza, ovviamente da non professionista della comunicazione, come descrivevi, ti sei trovato in situazioni che non ti aspettavi. Sì, no, è stato, per noi è stato un po' un colpo, per intenderci, cioè nel senso che ci siamo ritrovati con delle telecamere, con dei microfoni, a dover parlare in una situazione anche un po' che non ci aspettavamo, fondamentalmente, quindi è stata difficile da gestire all'inizio. Poi sai, facciamo ogni giorno l'esperienza, cioè abbiamo cercato di imparare e alla fine il risultato è quello che è stato MasterChef. Senti, finita la puntata della trasmissione inizia, come dire, il tam tam sui social network e il social networking. In questo nuovo ambiente come ti sei ritrovato? Ma io in realtà ne facevo parte, perché io leggevo Dissapore anche prima quindi io già ne facevo parte, perché poi appassionato di food come gli altri concorrenti, noi leggevamo tutto quello che c'era su internet, quindi tra cui io già conoscevo Sara. Senti Sara, veniamo ad oggi invece, quali sono i trend topics sul cibo oggi? Allora, di quello di cui parlano tutti quanti su internet in questo momento c'è un'ossessione collettiva ai limiti del feticismo per il lievito madre. Tutti quanti hanno, se sei un food blogger che si rispetta soltanto se hai il tuo lievito madre, allora lì sei un vero food blogger. Le altre cose che piacciono tanto come cose che si mangiano, poi tanti dicono che insomma il mondo dei food blogger sia un po' girly, cioè un po' da ragazze, e quindi quest'anno è l'anno dei cupcakes. Tutti fanno i cupcakes, anche perché sono abbastanza semplici da fare. Quelle più sofisticate fanno i macaron, invece, quei dolci francesi invece sono molto più elaborati. Scopriremo online di cosa si tratta, e invece per questa sera buon lavoro ai fornelli. Grazie.